E al forte di Mami che ha fatto solo un punto nelle ultime tre partite non sta meglio di certo il Savona che non vince da recupero con la Fezzanese deve ancora recuperare la gara con il Bra si gioca a Ponzacco questa gara visto che il Necchi Balloni è ancora indisponibile per i lavori sul manto erboso, non è stato possibile giocare questo match allo stadio dei Marmi di Carara per motivi di ordine pubblico, si gioca a Ponzacco il tecnico Amoroso ancora squalificato in panchina Gianni Florio, schiera il 3-5-2 con in difesa Tognarelli, Guidi che rientra dalla squalifica e Berto sulla fascia sinistra, Angelotti parte fortissimo. Il Real Forte e Quercella duettano sempre alla meraviglia. Falchini e Di Paola. Guardate i due attaccanti da 300 gol in carriera in due: che cosa combinano con la rifinitura finale di Di Paola? Per il gol di Falchini, esultanza incontenibile per i due, giustamente un gol davvero bellissimo. Con Gabriele Falchini che la sblocca, il suo terzo centro in questo campionato. Raggiunge proprio Di Paola nella classifica a marcatori della squadra. Real Forte e Mario Quercella che insiste, ci prova anche Ciccio Di Paola a concludere. Ma la risposta di Vettorel per gli striscioni bianco-blu che soffrono il ritmo del Real Forte Querceta che in maglia arancione domina nel primo tempo con un super centrocampo, c'è poi questa chance che capita in acrobazia sul piede del numero 9, Vita del Savona, palla alta sopra la traversa, il Real Forte Querceta insiste con il capitano Fabio Biagini e Angelotti sul punto di battuta, tagliato il. La punizione di Biagini con Guidi che trova l'opposizione della difesa avversaria e poi il classe 2000 Lazzarini va alla conclusione alta sopra la traversa. Un ottimo primo tempo quello del Real Forte dei Marmi Querceta che nella ripresa sfonda con Maffini subentrato al classe 2000, altro cambio azzeccato di Amoroso, il palo di Falchini a dire di no alla doppietta del Falco, bella eh, sgroppata di Maffini sulla corsia di destra. Poi il Savona riesce ad arrivare al pareggio, questa azione insistita che parte dal centrocampo, la palla lunga alla fine il Savona riesce ad inclinarsi in area Fabio Biagini in te che non riesce a togliere la palla all'avversario che se la sistema bene Giovannini numero 7 del Savona che la mette all'angolo opposto niente da fare per De Carlo, bel gol anche questo del Savona per l'1 1 ma il Real Forte Querceta ne ha di più, merita la vittoria e se la va a prendere, altro cambio intuito da Amoroso Fazzini, giovanissimo, la mette da sinistra e Doveri, segna 2 1, vince il Real Forte Querceta e l'area di Ponzacco fa bene a Doveri e Falchini, di turno che segnano entrambi per questa vittoria.